Siamo con Gaetano Pierazzo, assessore ai lavori pubblici del comune di Pioltello, che ci spiegherà appunto l'opera dei lavori pubblici in questo comune e anche le modalità con cui si svolgono i lavori pubblici. Innanzitutto, Pierazzo, come si è sviluppato il suo lavoro in questi 4 anni di attività, dal 2006 a oggi, come assessore ai lavori pubblici? Ma inizialmente mi sono posto nella condizione di cercare di capire qual era il patrimonio comunale e conoscere quindi anche l'entità del lavoro che dovevo andare a svolgere per vedere un attimo di inquadrare la dimensione di questa attività. Poi dovevo capire dall'altra parte quali erano le attività che si potevano fare con le nostre squadre, la nostra squadra operai, chiamiamola squadra impropriamente, ma comunque con il numero di operai che avevamo loro a disposizione, e mi sono reso conto immediatamente dell'enorme lavoro che negli anni precedenti era già stato fatto dalle amministrazioni precedenti, però il rovescio della medaglia era che tutte queste opere che hanno riempito la città di vantaggi e di benefici erano comunque diventate dei costi aggiuntivi, perché erano tutte cose che poi andavano mantenute, preservate, curate, eccetera, eccetera. Ho dovuto poi cercare di dimensionare quelle che erano le richieste, le necessità delle opere pubbliche, dei lavori pubblici, eccetera, all'interno di una visione più complessiva dell'amministrazione, perché il bilancio dell'amministrazione non è relegato semplicemente magari Dalla alle opere pubbliche. lettura dei bilanci degli ultimi 3 anni sembra di capire che il piano triennale delle opere pubbliche abbia sempre più posto l'accento sulle manutenzioni che non sulla realizzazione di nuove opere pubbliche. Allora, è vero che abbiamo cercato, soprattutto negli ultimi 2 anni, di dirottare le poche risorse che è a disposizione del Comune non più verso la realizzazione di nuove opere, ma alla manutenzione del patrimonio esistente. Dico, è vero solo in parte, perché non è proprio così. Noi comunque stiamo realizzando ancora l'ampliamento della mensa di Via Togliatti. Stiamo realizzando e portando a termine la nuova biblioteca e l'ala comunale di fianco al comune, il completamento della caserma, eccetera, eccetera, eccetera. Non è che non abbiamo fatto più niente, però abbiamo cercato di dedicare maggior risorse, non attenzione, l'attenzione c'è sempre stata, ma maggiori risorse alla manutenzione del patrimonio esistente. Purtroppo, per quanto riguarda le strade, noi dobbiamo sottolineare che le strade, più di altre situazioni, proprio perché sono all'aperto, risentono dell'influenza negativa delle condizioni atmosferiche. Quindi l'usura causata dall'aumento voluminoso del traffico, che è sotto gli occhi di tutti, da una parte, le intemperie dall'altra, hanno accelerato il processo di deterioramento della manutenzione, e quindi il fabbisogno è esponenzialmente aumentato in questi anni. Dall'altra parte abbiamo dovuto fare i conti però col fatto che mentre aumentava il bisogno delle manutenzioni, le entrate comunali si sono invece trovate in una situazione di essere ridotte. Noi passiamo dagli anni 95-98, dove avevamo una squadra di circa 30 operai. Siamo arrivati nel 2010 ad avere una squadra che non arriva neanche alle 10 unità. Ora, con oltre 30 edifici pubblici da gestire, oltre 60 km di strade, che vuol dire oltre 120 km di marciapiedi, con circa 30 km di piste ciclabili e più di 1 milione di metri quadri di parchi pubblici, è evidente che una squadra di quella natura, di quella dimensione, non potrebbe mai, con tutto l'impegno e il ringraziamento che va per la volontà che impiegano questi operai, ma non riuscirebbero mai da sole a risolvere questo problema. Allora, con questi vincoli nell'assunzione abbiamo dovuto pensare a qualcosa di diverso. Abbiamo pensato se non era il caso di affidare a una società esterna una gestione di questa manutenzione, non totale, ma cominciare almeno per strade verde e sarebbe dire marciapiedi e piste ciclabili e tutto, e verde, almeno da lì cominciare a dare una risposta manutentiva. Grazie all'impegno di queste persone che con me hanno condiviso
questa idea, siamo riusciti a preparare un capitolato per una gara europea, di dimensioni quindi europee, e alla fine del 2008 la ditta che si è aggiudicato questo appalto ha iniziato a operare. Poi il nome Global Service è semplicemente il nome che questa associazione temporanea di imprese, cioè la fusione di queste 9 aziende che hanno partecipato, ognuno per le sue competenze, una per il verde, una per la segnaletica, una per le strade, eccetera, eccetera, si sono denominate Global Service. Prima noi avevamo una squadra che poteva essere nostra o anche di un'azienda esterna, che su nostra commissione si interveniva per riparare una buca, per migliorare la circolazione delle strade. Questa impresa invece noi gli abbiamo dato un incarico a canone, cioè noi gli abbiamo detto: tu da adesso in avanti le strade, ovviamente non una strada disastrata perché quella prima la dobbiamo sistemare, ma una strada appena messa in ordine come tante che abbiamo fatto, loro ce le devono preservare così come gli sono state consegnate. Qualora si formasse una frattura, un buco, un disastro, loro con il canone pagato, loro devono sistemarle e mantenerle nello stato in cui gli sono state consegnate, con responsabilità anche civile e penale per eventuali danni a persone o cose che dovessero subire per effetto di un mal funzionamento della manutenzione. Dov'è il limite? È che se avessimo avuto degli introiti e delle risorse infinite, noi avremmo potuto dire: non ci interessa come sono le strade, io ti do un canone molto più alto e tu mi sistemi tutte le strade. La realtà è un'altra. Con il canone che gli diamo, noi abbiamo più o meno mantenuto la spesa che avevamo precedentemente con le strade. Quindi non è pensabile di pretendere da questo servizio, perlomeno per questo 3 anni di appalto, poi vedremo in futuro, sperando che le cose migliorino anche a livello legislativo e normativo, di poter mettere più risorse per fare più manutenzione. Cosa rimane allora? Rimane tutto il discorso che facciamo prima, quello della programmazione di tutte le manutenzioni da fare, che dovranno essere svolte nel giro di qualche anno. Teniamo conto che da una stima fatta con i Global Service, i calcoli, queste stime ci portano a avere un calcolo approssimativo di un fabbisogno manutentivo che supera i 10 milioni di euro per le strade. Noi soltanto per la manutenzione del verde spendiamo in un anno di canone oltre 1 milione di euro. Non parlo poi degli edifici scolastici, quindi le scuole, eccetera, eccetera, perché lì siamo più o meno su queste dimensioni. O voi capite che 20 milioni di euro per fare queste manutenzioni non possono che essere programmati in un periodo molto più lungo, certo, del triennale delle opere pubbliche. L'amministrazione è in questi 3 anni, 2008, 2009 e 2010, ha messo sul tappeto cifre che per il bilancio comunale sono consistenti. Soltanto a fine 2008 erano stati messi 500.000 euro per fare le prime strade, quelle più disastrate, che erano la via Bergamo nella zona industriale. E l'anno scorso abbiamo speso quasi 2 milioni di euro nei vari quartieri. Quest'anno inizialmente abbiamo stanziato 500.000 euro anche quest'anno, in attesa che dai soldi delle compensazioni arrivino gli altri stanziamenti che supereranno anche lì i 2 milioni di euro.